Visitare una antica bottega artigiana di falegname. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, il signor Russo Ferdinando, che poi fra le altre cose è anche mio zio, parente. Buongiorno. Fammi Buongiorno. vedere un po' quali sono gli attrezzi, i ferri di questa antica bottega. Parliamo un po' dell'arte. Prima di ogni cosa era questa l'ascia e poi c'era la pialla a mano. La pagella a mano, c'era lo sgrossino che serviva per togliere di più il legname e poi passarci la pialla. Poi ci sono, questa è un'ascia per fare la tinella, quella che serviva per farci il bucato, ed è piccolina. Queste qua sono un singaturo. Singaturo. Serviva per che cosa? Serviva per fare la guida, per Ah. lo spessore delle tavole, dei tavoloni e via di seguito, per andare preciso. Questo è sempre il banco di lavoro, no? Questo sarebbe il banco di lavoro. Poi c'è varie attrezzature che adesso non si vede, Perché? perché ci sono le cose per fare l'incastro dei tini, delle botte e via di seguito. Lì c'è una sedia, una serra, una sega a due mani che serviva per tagliare tavoloni a 1 centimetro, 2 centimetri. E via dicendo. Questo qua si chiamava sguscio, che serviva per fare le cornici, le varie cornici. E ce n'è, questo è uno medio, poi ce n'è uno più grosso, uno più piccolo, un altro più piccolo ancora. Questo qua era per fare gli incastri tra tavola e tavola. C'era il maschio e la femmina. Poi ci sono delle varie cornici, delle varie cornici che servivano per farci le cornici alle porte e via di seguito. Dimmi una cosa, da quanto tempo hai smesso di lavorare? Nel 52 poi ho comprato questa macchina. Questa macchina, Questa macchina diciamo, più moderna, no? è il 52, Da quanti anni stai facendo il falegname tu? da quando sono nato. Quando sei? C'era già uno zio di mio padre che a 6 anni mi faceva tirare la sega a due mani. Quello è un dorchio, un dornio. Adesso è tutto messo fuoruso. Adesso ti spiego come si lavorava sul banco. Qui c'era un tappo, i quali c'erano due chiodi, in modo che il legno si scivolava dentro e non si poteva muovere e si piallava. Poi c'erano dei buchi sul banco e ci veniva messo questo tipo di arnese che serviva per non farlo muovere, e c'è questo e ce n'è un altro con la vite. Questa qua era la borsa da banco per tenerci le tavole e si stringeva così, Benissimo. si allargava, si stringeva.
E ce n'era pure un'altra dalla parte di dietro. A questa parte qua c'era un'altra morsa che poi l'ho abolita. L'ho abolita perché non serviva più, perché poi sono venute le attrezzature moderne e non serviva più e quindi è stata pulita. Poi c'erano, questo era un pialletto a dente che serviva per passarlo sulle gambe per poi metterci l'imbellicciatura, e questo era il martello per serrare l'imbellicciatura, per farla combaciare e via di seguito, ed era col manichino corto. Poi c'erano altre attrezzature che adesso sono conservate in un magazzino, che servivano per fare le ruote di traino, per le botte. Va bene così allora. E via di seguito. Basta così. Tante grazie per ora di tutto. Grazie dell'intervista. E grazie a te. E grazie a te, professore Paternostro.